Nerizzo Calcio femminile conquista uno storico traguardo battendo il Filecchio Women, ottiene per la prima volta nella sua storia recente il pass per gli ottavi di finale della Coppa con punteggio pieno. Nerizzo che al sesto minuto va in vantaggio, cross di Ciri, la sfiora Ceccarelli, arriva Verdi sulla sfera, prova la conclusione, parata e poi sulla respinta Ceccarelli è più veloce di tutti a segnare l'1-0 a portare il vantaggio la squadra Amaranto. Il meno tempo di festeggiare che il Filecchio Women trova il pareggio sul calcio di rigore. Stesa Lehmann dentro l'area. Dal dischetto si porta Caucci a tu per tu con Valgimigli su destro. Spiazza l'estremo difensore Amaranto e il Filecchio trova il pareggio. 1-1 al nono minuto del primo tempo fra Filecchio e Arezzo. Stessa sorte però per il Filecchio che al dodicesimo si deve arrendere su questa pregevole rifinitura di Ceccarelli da tre quarti, la conclusione che termina sotto l'incrocio dei pali che vale la sua doppietta personale al dodicesimo. L'Arezzo si riporta in avanti 2-1. Prova a calare il tris l'Arezzo con Razzolini che recupera palla a centrocampo, prova in sprint a saltare Lehmann, ci riesce ma tu per tu con il portiere avversario si lascia ipnotizzare. Prova su calcio piazzato il Filecchio, la conclusione termina lontana, l'occasione però arriva all'Arezzo, nuovamente con Lulli che cerca in verticale, trova benissimo il capitano Verdi che però si lascia ipnotizzare, altrettanto come Razzolini poco fa, da Bigaglia, tuce di un'altra grandissima parata. Il gol è nell'aria, e allora ci pensa Zelli a verticalizzare benissimo per Orlandi che di piatto non sbaglia e trova il 3-1 dell'Arezzo che gira Orlandi il primo gol con la maglia Amaranto. Girandola di cambi, a inizio ripresa, ma il copione non cambia. L'Arezzo a trovare una grandissima occasione nuovamente con Razzolini, questa volta in versione assist man. Al centro trova Nishi, chiusura provvidenziale del difensore del Filecchio. Poi Paganini, vede davanti a sé Razzolini, ben servita Razzolini, col tagliatorismo, chiude la gara con il destro diagonale chirurgico che batte Bigali, porta la squadra Amaranto sul 4-1. Potrebbe aumentare il risultato d'Arezzo con Nishi che raccoglie benissimo l'utilizzazione ma apre troppo il piatto, la palla termina fuori. Poco dopo altra grande occasione con Paganini che allarga sulla destra per Costanza Razzolini. A tu per tu con Bigalli, a conclusione viene parata l'estremo difensore del Filecchio e termina sul palo. Sui sviluppi Teci prova il cross, para nuovamente Bigalli. Al chiuso fischio festeggiano le città Amaranto per la vittoria e per la qualificazione agli ottavi di Coppa con il primo posto del raggruppamento per aver battuto Pistoiese e Filecchio Women. Una bella spinta, visto l'esordio in campionato. Di domenica prossima.